ovviamente spunto dalle vicende di una persona cara, una delle mie nonne, alla quale ho rubato anche il nome, Maria. Per il resto, oltre a questo e purtroppo alla malattia che la colpì, c'è poco altro. Il resto è una storia di fantasia, ma la riflessione nasce da quelle che sono ormai le mie convinzioni profonde sulla spiritualità, sulla vita dopo la morte. Maria lo aspetta ancora come il giorno in cui in chiesa lui la portò. Maria ricorda ancora il suo profumo, ma il suo nome no. Ma continua a aspettarlo. La canzone parla di una donna, Maria, appunto, che tutti i giorni aspetta il suo amato al bar. Aspetta il suo amato al bar non ricordandosi purtroppo che in realtà è morto. Mi sono sempre domandato dove risiede la memoria. Non posso che non essere coerente con quelle che sono le mie convinzioni in ambito spirituale. Se esiste la vita dopo la morte, io credo che esista, la memoria di ognuno di noi deve risiedere su un altro piano, non certo nel cervello, che come tutto il corpo umano è solo una macchina biologica. Questa donna Maria arriva a scordare persino il nome del proprio amato, ma come credo le cose più profonde che vanno a toccare le corde della nostra sensibilità, vanno a toccare il nostro stato emotivo, si ancorano più in profondità. Dunque, seppur lei abbia scordato il nome del proprio amato, riesce a ricordare molto nitidamente il profumo. E questa è un'ancora che la spinge a continuare a cercare, a continuare ad aspettare, perché sa che c'è qualcosa di importante per cui vale la pena lottare. Per qualcuno, sono sicuro, potrà apparire una visione un po' troppo sdolcinata e romantica. Come si suol dire, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Questo intuito dove porterà Maria? La canzone ve lo potrà svelare.